Numero 5, esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione coattiva ICI anni pregressi. Allora, questo sicuramente è un tema a noi molto caro e anche ci crea un certo conflitto interno, nel senso che ovviamente quando si va a parlare di accertamento e riscossione coattiva dell'ICI degli anni pregressi, purtroppo ci fa pensare. Possiamo dire che anche politicamente non è una delle operazioni più brillanti che farà questa amministrazione, però diciamo che lo sforzo che si sta cercando di fare e far capire alla gente è quella che se tutti paghiamo e paghiamo giusto, probabilmente non ci sono aumenti delle aliquote, come è anche confermato dalla nostra presa di posizione sulle aliquote dell'IMU, della nuova imposta municipale unica. Noi non abbiamo alzato, non abbiamo ritoccato le aliquote ministeriali proprio perché nel nostro intento c'è il fatto di non gravare ulteriormente sui cittadini. I cittadini sono quelli che vanno tutti i giorni a fare la spesa, quelli che vanno a comprare il carburante, che pagano le tasse scolastiche, che dunque già vedono un forte sborso dei loro denari per sopperire tutte queste spese. Se anche noi ci mettiamo del nostro, ovviamente qualche problema lo creiamo. A fronte di questo, ovviamente però, ci siamo anche accorti che la base imponibile dei dati catastali di Ossimo dà una cifra che annualmente non viene mai riscosso del tutto. E prima dunque di andare a toccare la liquida e gravare ulteriormente su chi paga, è giusto andare a vedere chi non ha pagato fino ad oggi. Ovviamente nella ricerca della ditta per cui esternalizzeremo il servizio, faremo molta attenzione sul capitolato d'appalto, su come agiscono, su quanto si trattengono, su come viene gestita la pratica anche a livello impattante verso gli utenti. Però tutto sommato è una cosa che a cui dobbiamo pensarci. Questo passaggio in consiglio comunale non è che ci dice da domani iniziamo a finalizzare il servizio, lo facciamo perché è dovuto e pertanto è un modo che, per evitare un'ulteriore delibera più avanti. A corollario di questo, diciamo che sta venendo avanti da parte della comunità montana un'idea di istituire uno sportello simile a un'azienda che vada a riscuotere questi crediti degli anni pregressi sull'ICI non pagata. Questa azienda avrebbe, rispetto alle aziende riconosciute dal Ministero, diciamo l'accortezza che comunque gli amministratori possono sempre dirla loro in merito a certe cartelle esattoriali. Non è che si vogliono creare favoritismi o cittadini di serie A o cittadini di serie B. Si vuole comunque avere un occhio di riguardo e una coscienza morale nel momento in cui verranno emesse queste cartelle esattoriali. Comunque sarà discussione nelle prossime riunioni di giunta, comunque di gruppo, per poter trovare un modo migliore e meno indolore per poter fare questa operazione. Sicuramente qualche dispiacere lo si potrà creare. È anche vero che quando pensi che abbiamo un bilancio a briciole e poi ci sono meno 25.000 euro di ICI, che a questo punto non sono così, va bene, non ci sono. Sono tanti, questo specifico di soldi lì, pesante, vuol dire risparmiare tante cose. Sono proprio non riscosse, non sono una previsione. Sì, non riscossi. E dopo dici, sicuramente non è una cosa proprio simpatica andare a chiedere, non è che simpatico proprio per quelli che vanno dentro sempre puntualmente, lo fanno e non si può neanche il problema. Poi sicuramente ci sono mille case, giusto, sicuramente non andare, cioè non è che siamo qua nessuno penso a fare l'esattore delle, però insomma, cosa bisogna ragionare. Il discorso che dicevo
diceva il sindaco proprio di non comportarsi alla maniera di evitare, insomma, nel senso che abbiamo visto gente che si suicida in gravissima difficoltà e così gli portano via tutto. Allora, è giusto che tutti paghino nei confronti di chi paga. Ci sono poi modi e modi per risposta. Possiamo portare tante soluzioni. Siccome siamo un paese di 1500 persone e ci conosciamo tutti e così via, se ci saranno quelle 10 posizioni particolari di persone, particolarmente di gente, si valuterà di volta in volta non di non rispondere, ma come se realizzare, trovare il sistema perché anche loro giustamente partecipino per quello che possono, alle spese di tutti, senza però costringere la gente a rinunciare. No? E si tratta di trovare un sistema per rendere equa la discussione su tutti e senza utilizzare il sindaco, inutilmente le cose. Qualcuno poi dopo che va lì, non ho chiesto di fare quella rimane. Questo è l'abbiamo anticipato in sede di non è fatto venire del più prossimo periodo. Abbiamo detto qualcuno diceva noi vogliamo che rimanga, attenzione, va bene, ogni richiesta è lecita. Però cosa comporta? Guardate che adesso avere 1000 metri in area barricabile comporta con la tariffa attuale se passa il concetto dell'agenzia delle entrate che il valore del terreno non è quello che dicevamo noi ai fini ICI ma è il valore medio di mercato e cose, vuol dire pagare dai 700 ai 1000 euro all'anno. Non mi sono messo di chiedere ma so che qualcuno sono arrivato adesso proprio sul discorso lì. Una bella sasso sui terreni. Per cui la persona è un conto se uno ha un terreno pronto, che quando sta bene, tanto tra 6 mesi dovendo, trovo, sto trattando, va, e ha un senso. Come il problema, il discorso che avevano giù là, di avere una situazione enorme con tanti proprietari, alcuni dei quali non sono nemmeno riusciti a trovare. Con una prospettiva praticamente a zero di vedere attuato nei prossimi, non dico 5, ma nei 10 anni, piano, visto che non è stato attuato nei 20 anni precedenti con un mercato che era completamente diverso, ve la sentite voi, per noi va bene, perché comunque da quel piano lì che fa si tira su 20-30 mila euro all'anno di IMU, se non di più, però e loro hanno cominciato a ragionare su questo. E è un ragionamento molto duro. Anche hanno adesso questo è un caso specifico, ma penso che anche nell'ottica del PCT, adesso che c'è sta in questa riforma del vivo, eccetera, probabilmente delle richieste di cambiare qualcosina arriverà, dovremmo un attimo sentire un po' cosa succede, perché qualcuno fa questo ragionamento, ma sentivo penso. Che ci sono altri casi di e questo capito se è risolvibile sulla particella nel senso che dice no guarda piuttosto lasciami fuori può diventare un problema su dei comparti più ampi che non possono essere a margine di riparto né in un senso né in un senso né nell'altro, nel senso non possiamo andare a dire quello va bene qua sì, questo qua sì, questo qua sì, questo qua sì all'interno di un no. E viceversa, andare a estrarre no all'interno di un sito diventa complicato anche quello perché non si attua, non si attua occupanza. Quindi sarà un po' delicato, sta avvenendo la cosa contraria a quella che si fa negli anni scorsi, che si scambiavano tutti, perché adesso avere possesso di qualcosa diventa un problema, insomma, nel senso diventa una spesa. Sfrutto anche l'occasione di questo punto l'ordine del giorno per dire due cose. La prima è che comunque da parte degli uffici c'è stato un primo iniziale controllo dei tributi
non pagati di alcuni cittadini. E c'è da dire che qualcuno è anche venuto a saldare e abbiamo anche permesso, proprio con il discorso contingente delle poche sostanze che ci sono, anche una rateizzazione di questi tributi dovuti al comune, però chiedevano per casi particolari proprio di rateizzare e l'abbiamo fatto. E invece la notizia di questa settimana che a seguito della nostra lettera del novembre 2011 a Sistemi di Energia, loro hanno provveduto all'accatastamento e alla nuova rendita della tubatura che insiste tutto sul nostro territorio, che parte da Valegge si chiama, e scende fino al Ponte della Rocca. E lì ci sarà, sembra che ci sia una bella sorpresa per l'ICI non pagata negli anni scorsi e per la nuova IMU che da quest'anno invece verrà, dovrebbe essere incassata dal comune. Infatti sollecito anche il segretario a fare tutti i provvedimenti del caso, con, mi sembra di capire, 5 o 6 cartelle esattoriali si chiamano, accertamenti dell'ICI dal 2007 in poi, perché possiamo andare dietro nel 2007 e dalla nuova IMU, in modo che questo dovrebbe essere una buona entrata. Si parla di circa 9.000 euro di ICI all'anno e la nuova IMU di 13.000 qualcosa, e questo porterebbe un bel ossigeno alle nostre casse. Tutto sommato poi non è nemmeno un nostro cittadino, è un'azienda, permettetemelo di dire, ed è giusto che queste sono le prime che, sfruttando il nostro territorio, debbano lasciare anche un riscontro concreto sul terreno, e sapremo già come spendere questi soldi. Latte, ovviamente l'entusiasmo manteniamolo. Anche se io sono molto contento, anche per un'altra questione che magari dopo vi dico, microfoni spenti. Però stiamo lavorando in questo senso, dunque ecco, tutte queste cose servono. Favorevoli? Favorevoli sei? Quindi facciamo l'esternalizzazione del servizio. E dopo verrà fatto un bando a parte per individuare il soggetto, però questo qua è la decisione di esternalizzare. Ecco, solo l'esternalizzazione. E immediatamente esecutiva?